Coriandoli e Cartapesta, il podcast ufficiale del carnevale di Foiano della Chiana. Ciao a tutti amici, ben ritrovati qua su Coriandoli e Cartapesta. Sono Giovanni Menchetti ed Enrico Baldi, che, sempre con voi. Che coppia incredibile per questa nuova stagione del podcast del Carnevale di Foiano. Siamo tornati con grandissimi e nuovi ospiti per questa più versione. Più belli che mai. Poi siamo, guarda, neanche l'avevamo. Sì, siamo i Gabibbi, non lo volevamo dire, ma sì, non ci siamo messi d'accordo, niente. Ma siamo rossi per queste feste. Il problema vero è quello, eh. Perché poi la puntata sarà incentrata appunto sul Carnevale, ma anche sulle feste che stiamo passando serenamente a casa in questo periodo. Ma non mi perderei in chiacchiere, andrei anzi a presentare dai. I nostri ospiti, perché ce ne sono per ogni cantiere, a partire dal cantiere di Bombolo. Ciao a tutti, sono Lorenzo Nocciolini del cantiere di Bombolo. Un applauso, la professionalità di quest'uomo. Senti l'applauso. Li mettiamo in post, non è un problema. Per il cantiere Nottamboli. Ciao a tutti, mi chiamo Gianfelice Vendepane. E Lorenzo Zaccai. Un applauso. Vai, fortissimo. Grande applauso per il cantiere Azzurri. Ciao a tutti, sono Federica Salaris per il cantiere Azzurri. Ciao Federica. Ciao. L'applauso che sta partendo. Si sente. E per il cantiere Rustici. Giacomo Paffetti, cantiere Rustici. Grazie. Incredibile, neanche l'anno scorso avevamo questa professionalità. Ma non saremo soli per quest'anno, questa puntata. No. Quest'anno ci siamo arricchiti. Perché abbiamo pensato che invece che due non bastavano, soprattutto noi, sai, abbiamo anche un ruolo imparziale all'interno. Sì, ma poi del siamo podcast. Abbastanza limitati, serviva quella marcia in più. Avevamo bisogno di un uomo presente per questo podcast. Signore e signori, accogliamo con un grande applauso l'ospite speciale di questa prima puntata di Coriandoli e Cartapesta. Signore e signori, Duccio Luni! Ed eccolo, eccoci. Ciao. Qua. Ciao Cid. Ciao Lucio, com'è? Tutto bene. Dov'eri? Ero scantinato? Sì, scantinato. Bravissimo. Com'è? E niente, sarò assolutamente super partes per questa puntata. Però parti, già che sì, tu sì, lo sì, dica lo metto, è un buon proposito. Un chiaro almeno. Sì, sì. Bravissimo. Bravo, perché grazie. Non ci ricordiamo di che cantiere fai parte te, Lucio? Penso che un po' di gente lo sappia, comunque sono dei Rustici, mi limiterò a essere appunto imparziale sopra le parti per questa il puntata. Classico commento tecnico come nelle partite di calcio. Tu Duccio sarai il nostro pensatore per questa puntata, penserai al posto nostro e veglierai su di noi. Vabbè. Grazie Duccio. Allora partiamo andiamo nel vivo dell'episodio di quest'oggi, perché abbiamo detto un episodio che parlerà del carnevale che è finito da qualche mese a questa parte e anche del nuovo carnevale che si appresta ad arrivare e delle feste natalizie per i canteristi, perché anche i canteristi vivono e quindi come tutti fanno c'è anche chi magari guardando Gianfelice direbbe di no, però la gente da dentro i cantieri vive esatto. E quindi è giusto così, anche perché in realtà i lavori non si fermano durante le feste, no. E quindi questi canteristi avranno qualcosa da raccontarci. Lorenzo, partiamo da te, cantiere Bombolo, cantiere uscente vincitore dal carnevale. Sì. Della, quindi il sorriso in volto. E la Duagna Fila, siamo campioni. Quella canta te, tra l'altro, è la coppa. È la mia amica, diciamo, del cantiere. Gli hai dato un nome? Un cantiere, sì. Come si chiama? Rusticina. Bello. Tipo una pizza. Bellissimo. Posso dire qualcosa? No, prego, subito, è un dialogo aperto. Non è un grandissimo nome, perché con tutte quelle che ci sanno, almeno una anche loro, ogni tanto gli riesce a vincere. Insomma, negli ultimi anni... quest'anno fatti i tripli, tanto preoccupato. Oh, beh, partiamo benissimo. Subito. Soprattutto a Natale siamo tutti più buoni. Esatto, ma si vede, l'amicizia che sgorga. È così, che funziona. Giustissimo così. Va bene così. Quindi tu esci vincitore da questo carnevale, contentissimo. Stracontento, perché comunque questa nuova versione. Come sta andando in cantiere? Siete propositivi? State positivi, lavorando bene? Molto, siamo anche un gran gruppo, molto affiatato. Bene. L'importante... Si alitano addosso. E quindi è giusto così. Gianfe. A parole tue. Noi ragazzi, si compete tanto per partecipare. Come le Olimpiadi, l'importante è partecipare. L'importante è partecipare. Loro, è inutile noi che ci sovviene. Loro specifica per chi non ci vede. Eh
rustici, azzurri, bombole. Fanno ah, loro sport. Tutti, loro. Okay. Ah, ok, ok. Loro è un'altra categoria. Noi è inutile. È giustissimo, va bene. Per partecipare. Ah, mi piace l'autostima nottambula. Dei nottambuli. Molto bene. Tu conosci molto bene. In parte. In parte. Sì. Federica, questo carnevale che ci ha lasciato, ok? Cosa ne pensate voi azzurri? Abbiamo parlato anche nello scorso episodio della prima stagione, nel terzo episodio. Dici un po', ora, per queste feste, siete propositivi per la nuova versione? Quello sempre. Se lavori e lavori in un gruppo che sta bene, insomma, tra di loro, per forza sei positivo. Poi in piazza si vedrà. Tanto partiamo contenti, poi se ci si arriva contenti, quello è un altro discorso. Speriamo. Speriamo di anche sì. Anche voi vi alitate come bombo. No, noi ci annusiamo. Oh, bene, questa è importante. È una cosa bella, posso dire. Alzo lato. Giacomo, ultimi in classifica per quanto riguarda il 2023. Come ne usciamo? Come ne usciamo? Si riparte piano piano, siamo ripartiti e si prova a fare meglio quest'anno, perché far meglio è facile, perché da quarti più giù c'è Giocondo, il trenino, perché e si prova a migliorare, è quello. Come tutti gli anni noi si parte sempre per vincere. Per arrivare secondo non si fa mai il carro. Ok, ma intanto ecco, dopo questo primo giro, opinionista, che ne pensi? C'è carattere? Dici, sì, quello sicuramente. Trovo l'atteggiamento dei bombolisti a tratti pagliaccesco, ma è giustissimo. No, è giustissimo. Scusa, era imparzialissimo. No, è un rustico imparziale. Un rustico imparzialissimo. Un discorso diverso. Un discorso che per me è giusto, perché comunque sulla carta l'oggettività dice che ora come ora sono a cantiere da battere. Hanno effettivamente vinto 2 anni a fila. E giustifico anche questo comportamento, perché era tanto che non vivevano questo momento da euforia di vincere tutti questi anni a fila, quindi alla fine è comprensibile, certo. Diciamo, questi qui si pongono paracci, però paracci, sì, signor, no, diciamo, facciamo un sunto: vittoria chiama vittoria, l'euforia sì, è più che lecita, dai. Sicuramente io dico che questi comportamenti sono ancora più giustificabili, perché vengono da 20 anni di carestia praticamente, per questo. Ottimo, benissimo. Sei sicuro? Sì. Sì, a parte il 2006, sì. E allora non so, 20 anni. Vabbè, ora vabbè, 6 se lo rigiri è un 9. Hai detto prima nel 93. Vabbè, ma non perdiamoci subito in nottambuli, come li vedi? Come li nottambuli, vedi? Bene. Il commento dell'amico Gianfelice. No, vabbè, vedo come un bel gruppo, come comunque negli ultimi anni, quindi possono regalarci tanto, secondo me, anche nelle prossime edizioni. Azzurri, spero bene per loro. Azzurri, spero bene per loro, gli do abbastanza fiducia. E vabbè, dei rustici, devo dire. Puoi. Tiè. No, questo no, è no, però così. Non è che lo dico. Questa è signorina. In primis sarei contento per una buona riuscita del carnevale, nel senso di carri di alto livello. E qui c'è l'imparzialità, eh. Qui è per il progetto, per la manifestazione. Grazie. I rustici nel corso della storia ci hanno insegnato di portare in piazza opere abbastanza ganze, abbastanza belle, abbastanza innovative, diciamocelo chiaro. Per me una buona parte della storia del carnevale di Foiano appartiene al cantiere rustici, comunque. Benissimo. Sicché ma non so, no, ma questo, di questo non avevamo dubbi. Ma infatti la tua forte imparzialità al momento non ci stupisce. No, anzi, guarda, vabbè, comunque grazie opinionista, ci grazie opinionista. Comunque volevo far notare che qui c'è la coppa del 2024 e quella del 2025 qui in terra, tutte e due rosse come tutte noi due. Quest'oggi sì, come sì. Me Giovanni sono uguali a quello, guarda. Esatto. Io però vorrei andare un pochino più nel tecnico, dunque vorrei anche sapere, certo, dai nostri cari ospiti quello che fanno all'interno del cantiere, questa volta partendo da Giacomo, se mi permetti, caro Giovanni. State facendo tutto da solo. Ma perché Duccio, potete andare, vedi, veglia su di me, mi dà quella forza. Vai tranquillo. Quella forza in più. Dunque, Giacomo, all'interno del cantiere, di cosa ti occupi? Dici un po'. Io sono il jolly, diciamo. Se c'è da fare la carta pesta, faccio la carta pesta. Se c'è da saldare, saldo. Se c'è da fare qualcosa di meccanica, faccio qualcosa di meccanica. Se c'è da fare polistirolo, cose così, faccio polistirolo. Produci così. Proprio però polistirolo. Se c'è da fare le scene, lì
Io so il cuoco lì, quello non mi batte nessuno, è una cosa. La tua specialità, insomma, il cuoco, sì. È quella. Un cuoco che assaggia anche, perché certo. Come ci insegnano ormai da anni, il cuoco prima di tutto deve assaggiare. Sei un artigiano, allora, sì. Diciamo così. Perfetto. Benissimo. Alla grande. Fede? Io faccio quello che c'è da fare, nel senso il che... cuoco, no, quello no. Il polistirolo. Quello lascio fare chi sa fare. E niente, faccio la carta se c'è bisogno, impatacco qualcosa, perché io sono anche una bella impataccatrice. E ultimamente mi stanno anche insegnando a saldare, nello specifico Franco Upini, quindi... Benissimo, che salutiamo, salutiamo. Benissimo. Un saluto a Franco Upini. Lori, prego. dici un po'. Io aiuto anch'io con la carta, se c'è da fare gli stampi in cantiere io ci sono. Mm-hmm. E aiuto anche gli altri, i ragazzi, poi anche impasto con i fogli di giornale. Benissimo. Da quant'è che sei all'interno del cantiere Nottambuli? Io sono dal cantiere Nottambuli dal 2013, che faccio parte della famiglia del cantiere Nottambuli, ma mi ci ha coinvolto anche il mio babbo che saldava il ferro e faceva il meccanico lì. E poi... anche mi ha coinvolto anche il mio zio Giulio, che faceva cucinava, preparava il sugo. E anche Gianfelice dice molto buono. Già. Tanto è ripassato il tecnico, scusa. Insomma, è una cosa di famiglia, comunque, dai, diciamo così. E anche il mio zio Genio, che lo voglio salutare. Benissimo. Così. Un caro saluto allo zio Genio. Gianfe, io faccio la carta perché altro se no faccio danno, quindi bravo. È bello. Mi sembra giusto così. È giusto. Basta. No, grazie. Sono altre parole forti. Bellissimo. Invece bellissimo. Te Lori? Ma io dalla carta pesta a riprendere il carro fino al gessetto. Anche te, insomma. Sì, sì. Sei abbastanza duttile. Questi ragazzi sono in generale comunque abbastanza duttili. È anche una cosa molto positiva, secondo me. Anche perché ricordiamo che all'interno del Carnevale di Fogliano tutti i canteristi sono su base volontaria, quindi non c'è nessun tipo di... Assolutamente, si va per passione. Esatto, perché si tiene alla cultura del paese. Scusate, mi viene da ridere perché guardo Duccio. E Duccio, noi sappiamo già cosa fai all'interno del tuo cantiere. Le chiacchiere parecchie. Quello... Non è vero, dai Duccio. È un bravo ragazzo, ve lo portate dietro. Prototipo dello stacanovista. Dall'anno scorso, non mi ricordo manco che anno siamo, pensa te, 2023, quest'anno, dal 2023 ha istituito un premio, il premio Duccio Gervasi, che va al più vagabondo del cantiere, quindi il primo l'ha vinto lui, il secondo... Giustamente. Quest'anno è in corso la seconda edizione. È in corso. C'è gente che può batterti? C'è gente che può scalfire questo dominio? Non lo so, è difficile. Allora, quindi, a questo punto, una volta che abbiamo effettivamente capito qual è il vostro ruolo, di che cantiere fate parte, entriamo più sul vivo nella faccenda carnevale e Natale, ok? Natale. Carnevale e Natale, facendo un piccolo gioco, per quanto riguarda i cantieri. È un piccolo gioco di immaginazione, ovvero ogni cantiere dovrà regalare un appunto presente, un pensiero ad un altro cantiere. Un tintinnino alla sua signora, all'altro cantiere. Quindi iniziamo. Ma così random? Cioè, si va? Ma dai, ma facciamoci guidare dall'istinto. Dai. Va bene. Allora, partiamo. Giacomo. Dai. Giacomo. Parto da te. Vai. Se tu dovessi fare un regalo per Natale, ne prendo uno a caso, a bombolo. Vai. Siamo partiti subito bene. Benissimo. Perfetto. Cosa gli potresti regalare al cantiere di bombolo? Tu arrivi dal cantiere, bussi. Bussi. Non entri, ma... No, io non entro. Gli saldo proprio l'uscione. Quindi una bella saldatura dell'uscione. Ok. Questo è il regalo. Una bella saldatura. Al bigliettino ce l'aggiungi un messaggino. In fede. Con affetto. Con affetto. Il cantiere Rustici per il cantiere Bombolo. Perfetto. Siamo partiti benissimo. Benissimo. Bombolo. Sì.
Allora, Lorenzo, ecco. Allora, se tu dovessi fare un regalo agli azzurri. Bella domanda. Ah, facciamo il giochino che quello che ha detto un ragazzo non si può. Con la fede, è l'unica ragazza sfortunata tra tutti questi maschiacci, non si può ripetere. Non dunque può la ripetere. Saldatura dell'uscione è già quella stata no, presa. Quella mai, dai. Forse la azzurri un paio di mani nuovi per la figura principale. Oh, vai. Visto che ormai sono vecchio. Qui c'è però c'è anche il lato tecnico, da apprezzare. E ora voglio capire, gli azzurri che ricevono questo regalo da Bombolo, no? Perché c'è appunto chi dona e anche chi riceve questo regalo. Come reagisce al regalo? Come ho reagito ora, ridendo. Che gli vuoi di purini? Purini. Ok, vabbè, perfetto. Siamo partiti benissimo. No, ma va benissimo così, Azzurri, a questo punto, per forza di cose, ai nottambuli. Quale potrebbe essere il regalo per il cantiere nottambuli da parte degli azzurri? Non lo so, forse un coreografo nuovo. Un altro. Però si va sul lato tecnico, mi aspettavo più staffilate, invece però c'è anche un ragionamento. No, no, è giusto. Cioè, quindi è per aiutarli. Sì. Okay, porini, anche loro. Sono tutti porini in questo carnevale. Ha detto porini, manca noi, per ora. Perché non mi sei toccato, se no sai quanti aggettivi ci avevo. Puoi fare un regalo anche ai rustici? No. Ti senti generoso? Dai, fatto la natura l'anno scorso. Almeno noi abbiamo... una volta, voi vi toccava 10 anni a fila, quindi. Oh, vai. Ora entri nello specifico. E ora, per ultimi, nottambuli, un regalo a tutti i cantieri. A tutti. Uno per uno, dai. Se buttano giù. Perfetto. Io penso che almeno forse una volta finisce. Un'enorme finestra. Un'enorme finestra. Duccio. Ci giriamo. Che giriamo. Vuoi per Natale? Ma personalmente, proprio Duccio persona. Un altro quarto quasi, no, vabbè, parte gli scherzi. Che vuoi dire? Te che vuoi? Un maglione, un peluche? Non è che te li fai, ragazzi, non è che non pretendo tanto, ma no, niente, veramente indifferente. Tranquillo, tanto non avresti ricevuto nulla lo stesso. Non si voleva fare niente. Era un gioco. Però se ce lo dice anche così, meglio ancora. Un gioco ancora più facile. Esatto, bellissimo. Grazie mille, Duccio. Stiamo arrivando a dei livelli incredibili. Ti sono piaciuti i regali che hanno detto gli altri? Ma perché si fa sempre ti su ogni volta che vieni qua che prende sto cellulare? No, guarda un attimo, aveva la lista. Allora, originali. Lui è un ragazzo d'oro, lui ce l'avrebbe la lista dei regali nel telefono. Però non le può dire. Originali tutti, bravi citti, sì. Mi siete garbati. Bravo. Grazie. Perfetto. Allora, a questo punto, visto che era un gioco scherzoso così, tanto perché a noi ci piace ruzzare, ci piace scherzare, noi carnevalai siamo così, facciamo un altro giochino. Adesso Duccio si assortirà nei suoi pensieri, ok? E inizierà a pensare qualcosa di sua scelta, ok? Mi raccomando, Duccio. Però impegnati. Mi sembra che è già calato nella parte. Un okay? Regalo sempre. No. Devi pensare a qualcosa, ok? E per ritornare alla tradizione televisiva, giocheremo al gioco cosa sta pensando il pensatore. E Duccio sarà il nostro pensatore, ok? Fai la faccia da pensatore. Quindi tu pensa a qualcosa. Quindi mi raccomando, hai anche il tempo di pensare. Noi intanto andiamo avanti facendovi un'altra domanda, ok? Quindi ci avviciniamo alla prima data del Carnevale di Fogliano per il 2024, il 28 gennaio, quindi siamo vicini. Siamo alle porte. Siamo alle porte per questo nuovo Carnevale che sta per arrivare. Sapete che quando il 31 dicembre scocca la mezzanotte si arriva con i buoni propositi, no? No, io voglio dimagrire, per esempio, da parte mia, non so se anche da parte tua. No. Enrico, devo dire che ha fatto una dieta, Sì, sta bene. Sì, sì, sì. Non lo so. Però, quindi... Lo sai che ti voglio bene. Quindi ci sono i buoni propositi. E non solo, c'è anche l'inno alla gioia. Buoni propositi e nella gioia. Sentirete nel ogni tanto un sottofondo. Sottofondo in Eurovisione. A Natale è così. A Natale va puoi. Così. A Natale va così e quindi abbiamo anche il concerto della banda di Fogliano, come potete vedere, che stanno suonando tutto live, tra l'altro. Tutto live. Non sono figuranti. Abbiamo deciso un giorno e l'ora esatta in cui c'era proprio qualcosa di fronte a noi. Prego, venga. Che entri il secondo ospite. Che sì. Entri il secondo ospite, signori. Eccoci qua. Salve. Come suona questa banda? Ma dai, suoniglia. Bene. Suona bene. Sono
date un microfono, prego. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera. Sono le nuove leve queste. Le nuove leve. Buoni propositi per il carnevale 2024, stavamo chiedendo. È come quando siamo al 31 dicembre, no? Il prossimo anno. Guarda, sto facendo, incredibile. Io non vi stavo ascoltando perché ero qua davanti, però in effetti... Facevi molto bene. Come a settembre si inizia la dieta, il prossimo anno faccio questo, faccio quest'altro, quindi diciamo che non ve li dico perché tanto so i soliti luoghi comuni, insomma, vero Paffo? No, comunque no, ci auguriamo che la manifestazione sia sempre in evoluzione, ovviamente in positivo. E ovviamente che vinca il migliore, boh, forse quelli giallo-neri, non lo so. Noi che ne pensi? Quanta diplomazia, si è sciupata la fine. Si è sciupata la fine. Avevi fatto un discorso bellissimo. Era la diplomazia fatta persone. Poi dopo, no, poi siamo sempre di parte. È entrato in una fase ducciana. Incredibile. Allora, mi scusi, ospite numero 2, la chiameremo così. Sì, okay. Questo... per privacy. Privacy, non diremo il suo nome. Esatto. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare a vedere tranquillamente il concerto. Noi abbiamo un pensatore in studio, ok? Che è lui, è un pensatore. Se non fosse noto pensatore. Diciamo. Esatto, ora non possiamo dire cosa sta pensando perché appunto è il gioco. Cosa sta pensando secondo te il pensatore in questo momento, guardandolo così? Allora, non ridere, te non devi ridere, no, devi pensare. Devi pensare, oh, bravo. Allora, io la parola niente è già stata detta, immagino. No, ancora dobbiamo scoprirlo, non lo sappiamo. Il pensatore. Allora, secondo me... quanto c'hanno sti ragazzi a finire di suonare, secondo te, pensa? No. È vero, pensatore? È vero? Non è questo il pensiero. Grazie mille, ospite numero 2. Grazie a voi. Un applauso. Ospite numero 2. Complimenti per la trasmissione, come si dice nei vari format. Grazie mille. Anche a lei. Grazie mille. Anche a lei. Buon lavoro, ragazzi. Grazie mille. Infatti tutte queste persone che sono fuori in realtà sono qua per noi, soprattutto per Enrico. E poi una a una le faremo entrare. Una a una. Senti, applauso. E l'applauso. Per l'ospite che esce. La qualità di questo programma. La ragazzi, qualità. È incredibile. Abbiamo anche una banda. Una banda che suona. Perfetto. Allora, dicevamo, scusate, buoni propositi per il carnevale 2024. Lorenzo, dici un po'. Penso sia evidente, anche se non si dice. Spero di rivincere il carnevale per 3 anni però a fila. Poi... dacci anche sincero, l'idea proprio... La forza. Sicuro che vinceremo, io lo spero. Perché 3 anni a fila anzi sono mai fatti. Poi il prossimo anno si fa anche 90 anni. Quindi tanta però roba. Te ne facevo meno, eh. Addirittura. Sembri più giovane. Perfetto. E Gianfelice... noi buoni propositi credo, non ci sono, no, a parte quelli non ha buoni sono. Propositi credo sia di finire il carro perché ancora siamo in mezzo a una via. Perfetto. E la colpa è dei tuoi fratelli? Sicuro. Dovete sapere che il cantiere notabile è formato solamente dalla famiglia Vendepane. Sono 44 individui. Sono solo loro. 44. Soprattutto quello di mezzo che con l'apice è tanto bravo, poi dopo sparisce però. Sono tipo le tartarughe ninja, Raffaello, Donatello, Gianfelice. E Josué. Perfetto. Lori, dacci una risposta un po' più seria perché Gianfelice. Gianfelice non si può. Per il carnevale che verrà io sono fiducioso. E già qui è una bella cosa che Gianfe non lo è, non è fiducioso. E io spero che la prima domenica sia una bellissima giornata di sole. Che anche questo è importante, diciamo, per il nostro carnevale. Se non c'è il sole, ragazzi, si fa ben comunque poco. Perlomeno una buona giornata per sfilare, effettivamente. E io sono fiducioso anche del carro del 2024. Mi piace come progetto ancora. Sì. Diciamo. Non possiamo dire assolutamente. Non possiamo spoilerare niente, però per quello che hai visto, sì. Il lavoro dentro il cantiere ti sta convincendo. Sì, sì. Benissimo. Perfetto. Non è poco. Gianfelice avrebbe detto. Gianfelice no. Niente, vabbè, zero. Il suo ottimismo spaesante. Sgorga. Federica, dici un po'. Buoni propositi. Il mio buon proposito per il 2024 è che vinca chi se lo merita. Chiunque sia, non mi importa. Basta lei che se lo merita. Lei può prendere il posto di Duccio nella sua imparzialità, che secondo me è più... Questa è una risposta giustissima. Da paraculo, no, sto scherzando. No, Duccio, è vero. Te l'avresti mai detto una frase del genere? Sì, bene nel carnevale in primis. Allora, ma per piacere, Duccio. Allora, non scherziamo. Allora. Dai. Perfetto.
Giacomo, buoni propositi. In parte un po' l'aveva già anticipato, l'aveva detto effettivamente. Però, fare meglio dell'anno scorso, quello è scontato per forza, perché peggio, l'ho detto, il trenino o il carrino di Giocondo, cioè. 5 punti. No, 5 punti me le dà, per favore. È vero, quarto con 5 punti, è vero. Trova la Gianfelice e si sveglia. Aspetta. Come Lori, c'era... per quelli che sono là, poi, scusa, sei fiducioso per quello che stai vedendo in cantiere del progetto, di come sono sta fiducioso. Venendo? Io tutti gli anni sono fiducioso e tutti gli anni spero di vincere. C'è un sottofondo, c'è il sottofondo, no, scusa, no, ma è bellissimo, bellissimo. Fa Natale, fa ambiente, fa Natale. E come diceva un certo Franco Gervasi, la vittoria non è tutto, è l'unica cosa che conta. E io con questa frase ci sono cresciuto dentro il cantiere. E quindi... Ma penso ogni rusticista, da quando ho iniziato a fare il carnevale non ho trovato un rusticista che non abbia con sé. Dopotutto quando partecipi è bello partecipare, come dice Gianfe, però comunque se c'è una graduatoria anche arrivare in cima. Ed è giusto. L'ultima cosa, la famiglia Paffetti è dal 85 che è dentro il cantiere Rustici, che dal mio babbo, poi sono passato io a cantierista, e dal primo giorno che il mio babbo è entrato la prima cosa che uno pensa dentro il cantiere è bisogna vincere, non c'è altra scelta, è questo, perché te vai avanti ogni anno pensando dai che quest'anno ci si fa, come penso sia io dei Rustici, penso siano tutti quell'altri, perché se uno non pensa alla vittoria, poi dopo che fai? Vai a far lì il carro tanto per divertimento, lo vuole fare nessuno. Certo, anche perché c'è un sacrificio da parte dei canteristi non indifferente per chi lavora di notte, per chi ci perde le giornate dietro al carro, è una cosa importante. Anche il cantiere Vendepane la pensa così. Non cantiere rotta, cioè, c'è la vittoria. Il quinto cantiere, il cantiere Vendepane. Il cantiere Vendepane. Perfetto, io credo che a questo punto l'ultima domanda che vi possiamo porre... Io prima svelerei una cosa importante prima di arrivare alla conclusione. Cosa pensava il pensatore? Volevo sapere degli spunti creativi da parte dei nostri canteristi. Te comunque ancora... diciamo che... No, buono, non lo dico. Aspetta, continua a pensare. Ce l'hai? Ce l'hai. Mimaci questo pensiero. Mimaci. Gesti, non faccia questi gesti, signor Lund. Qualcuno ha qualche spunto su cosa può pensare il pensatore? Voi da casa, amici che ci state guardando su YouTube e su Facebook, scrivete ora nei commenti cosa sta pensando il pensatore. Rifaccia il gesto. Questo è il pensiero del nostro pensatore. Quindi mi raccomando, scrivete nei commenti quello che sta pensando. Canteristi, avete qualche idea di quello ora che pensare? C'è l'indizio. La banda ha rotto coriandolo. No! Però devi aggiungerci comunque un'altra cosa. È meravigliosa. La banda. La banda è il soggetto. Sì. La banda è il soggetto. La banda è il soggetto. Suona. No. Vabbè, dici sto pensiero. Allora, la banda è il concerto di Natale. Wow. Ci aspettavamo. Sembra una cosa ovvia. Visto che c'è la banda qui fuori. No, ragazzi, ve lo posso assicurare, non è una cosa ovvia. Guarda, scusa Miki, guarda, inquadra il pensatore, vai. Il pensatore ride. Io penso che io, ragazzi, lasciare... io con questa risata sarei propenso ad andare verso la fine. Quindi diamo e signori, forse un appuntamento futuro, e questo giriamo anche il messaggio a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sicuramente stiamo cercando degli ospiti, questa esatto, quello che... sicuro. Perché o ci diventate siamo rotti... tutti come il caro Lorenzo e ci dite vogliamo venire, siamo fortissimi, e noi siamo molto contenti perché almeno peniamo il meno possibile. Esatto. Però sicuramente ci diamo appuntamento sotto carnevale, in periodo proprio carnevalesco, dove proveremo a fare una puntata magari ancora più intrigante, con più partecipazione anche magari dal vivo con voi che ci seguite sempre, fedeli ascoltatori. La mia nonna, la mia zia e la zia di Enrico. E via. E basta. E si va a sbancare. E per quanto riguarda invece questi bellissimi cantieristi, bravissimi. Dobbiamo assolutamente ringraziarli. Assolutamente, ringraziamo. Prego, può dire il suo nome e anche Lorenzo per quale Nocciolini, cantiere? Sono del cantiere di Bombolo. Bravo. Grazie mille a tutti voi. Grazie. Incredibile la professionalità. Ci vuoi lasciare con un motto?
Ah, è vero, bravo, bravo. Riprendiamo un formattino della prima stagione, motto, un qualcosa. Per augurare un in bocca al lupo al cantiere Bombolo per questa versione 2024? Ma l'ho già detto, un bocca al lupo al cantiere Bombolo, si sa qual è l'obiettivo principale. Quindi un bocca al lupo sarà sicuramente quello, a tutti i bombolisti. Incredibile, applauso. Ci sono gesti scaramantici all'interno del cantiere Nottamoli, Gian Felice? Qualche frase che magari... Attenzione. Particolare. Questo è un vostro gesto. È bene gesto. Ricordarsi quando si arriva a quarti, visto che anche senti, c'è anche un richiamo. Comunque c'è un richiamo sempre alla sconfitta da parte di Gian Felice. Assolutamente sì. Il suo ottimismo è trasparente. Va bene. Fede, qualche gesto scaramantico, un messaggio che vuoi mandare ai tuoi amici e compagni canteristi dell'Azzurri? Vi voglio bene. Forza Azzurri. Allegria. Così, evviva il carnevale. La 1, la 2 o la 3? La 3. Stasera siamo meravigliosi. Paffo, un messaggio? Che ho detto prima. Quello che diceva. Ma in generale alla nazione. Alla nazione. Sì, dai. Che faccio? Mattarella. C'è anche il sottofondo musicale della banda. Sei libero di farlo. Mi sembra troppo eccessivo. Io spero che Duccio ritorni in cantiere. Perché... Duccio torna a sorridere. Duccio libero. Duccio libero. Se io dovessi venire in cantiere, io non farei niente. Tutto il discorso. Anche perché io vorrei ricordare, come ha detto prima il Paffo, che c'è un premio importante all'interno del cantiere Appunto Rustici. Che se io mi presento mai, è un lo vinco, perché lo vince chi va lì fa poco. Lo vince. Se non ci vado, un lo vinco. L'ho già vinto uno. Ora quanti ne volevo vincere? Senti, c'è anche l'applauso. Hanno fatto anche l'applauso. Benissimo. Beh, ragazzi, grazie mille per aver fatto della nostra... Grazie Pensatore. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi, restate connessi perché tanto a breve ci ritroveremo sicuramente. Ci vediamo per la seconda puntata di questa seconda stagione, sempre con Giovanni Menchetti ed Enrico Baldi, forse. Chissà. Donna, tocca ferro. Ciao amici. Coriandoli e Cartapesta, il podcast ufficiale del Carnevale di Foiano della Chiana.